Siamo in casa del dottore Spada e della signora De Donno, la consorte. Siamo in una casa museo, anzi in una serie di musei, è come le scatole cinesi, uno dentro l'altro. Ora vedrete qualcosa di stupefacente che ci fa rimanere allibiti, la passione di questi signori, l'impegno economico, anche perché sono dei pezzi incredibili. E poi la ricerca, la meticolosità, la precisione, l'ordine. Non ci sono parole, parleranno i fatti. Questa è una casa museo, c'è cioè una particolare forma di esposizione museale all'interno di una casa. Quindi, rispetto al museo tradizionale, non c'è la biglietteria, si può fotografare, c'è un ambiente molto più familiare. Ovviamente chi entra, gli offriamo il caffè, c'è. Tutte le stanze sono suddivise per contesti d'uso, in modo che il target a cui si rivolge la casa museo non è certo l'esperto, il musicista, ma chi non ha nessuna competenza specifica di musica, ma è armato soltanto di curiosità È da e di passione, passione. sempre la passione, altrimenti lei non l'avrebbe fatto Certo, questo. no, perché il visitatore si porta dietro tutte le sue conoscenze e noi abbiamo suddiviso gli strumenti proprio per contesti d'uso. Qui ci troviamo nella zona riservata alla musica liturgica e rituale, poi vedremo quella da banda, poi vedremo quella dei bambini, la musica colta, la musica popolare, la musica dal mondo. E tutti gli strumenti sono catalogati e classificati anche con questa forma di catalogazione e classificazione. Ci faccia da guida. Iniziamo. Benissimo. Questo è uno dei pezzi più importanti di tutta la collezione, è un organo positivo del primo Settecento, restaurato nel 1822 da Michelangelo Colameo. La peculiarità di questo organo è che ha una tastiera di solo 2 ottave, è uno il più piccolo organo positivo conosciuto al mondo. Questo è un pezzo particolarmente curioso, è un basson russe, cioè è un serpentone da banda militare. In effetti la campana a forma di testa di drago sputafuoco è pensata per incutere terrore agli avversari. Questo è un rotfono, è uno strumento estremamente raro ed era la risposta italiana al sassofono. E questo è praticamente un sassofono, soltanto che si suona con una doppia ancia, come un oboe, come un fagotto, e ha l'estensione del controfagotto o del sax basso. Questa è la vetrina dei legni d'orchestra, gli strumenti della musica colta, e spiccano tra gli altri 2 flauti in avorio e alcuni flauti strani come i flauti bastone, un corno di bassetto, che è un clarinetto particolare, e qui ci sono dei clarinetti e dei fagotti dalla seconda metà del Settecento alla metà dell'Ottocento. Poi non ci facciamo sfuggire tutte le meraviglie del filè, dell'uncinetto, tutto il tombolo, l'intaglio, il punto maglie, tutti questi tipi di ricami antichi e poi le bellezze di ogni oggetto. Guarda, Sandro, ogni cosa è uno stupore, una cosa meravigliosa. Questo è uno strano pianoforte, è un cabinet pianoforte ed è praticamente un pianoforte a coda ribaltato. Non è un pianoforte a muro come siamo abituati a vederlo, ma proprio un pianoforte a coda verticalizzato. È una chicca, è un pianoforte da signora con tutto ciò che può servire per il cucito, per scrivere,
per gli spilloni, gli anelli. Questo è un quadro fiammingo del maestro fiammingo delle crocifissioni, le primi del Seicento. È un autore giovanissimo, probabilmente l'unico che guardava verso lo spettatore, e quel cavaliere sulla sinistra del suo autoritratto, ed è un pittore che è morto probabilmente a 28 anni. Una sedia di Coma da vedere alla tappezzeria, tutta piena di piccole, minuscolissime pietruzze, bellissima, mai vista. Quello è un bombardino per bande ciclistiche. È fatto in modo da poter essere suonato con una sola mano, con la destra, e con la sinistra tenere comunque il manubrio della bicicletta. Allora, questo è lo spazio dedicato ai bambini. Qui troviamo sia gli strumenti più piccoli per uso didattico, sia i giocattoli a forma di strumento. Le ceramiche sono invece di un artista di Grottaglie, del paese in cui io lavoro, che è Mimmo Pinto. Qui ci sono una vetrina con i violini. Particolarmente bella e importante è una viola d'amore di Laub della fine del Settecento e un controviolino anch'esso dalla fine del Settecento italiano. Presepe di Malecone. Quella centrale è una viola da braccio tenore molto popolare del primo Settecento. Era uno strumento stranissimo, aveva suonato come un violino, però viste le dimensioni poi venne suonato come un piccolo violoncello. Questa è una chitarra battente pugliese garganica del primissimo Settecento con dei fregi in osso e argento. È una chitarra lira dei primi decenni dell'Ottocento, napoletana. Di Francesco Iorio. Questa è la stanza degli strumenti da tasto. Questo in particolare è un fortepiano importante perché è il primo che aveva il banco in ghisa. Infatti è stato prodotto a Copenaghen da Hornung, che era il liutaio, e Moller, che invece era la fonderia. Questo è un fortepiano del 1830, più o meno 28-30, di Collard e Collard, che erano i due soci di Clementi a Londra. Questo è lo spazio dedicato all'Africa, queste sono delle maschere rituali e poi degli strumenti africani, alcuni dei quali non servono a produrre melodie, ma sono strumenti del lavoro, servono come strumenti di segnalazione. Questa invece è la vetrina dedicata al Giappone e alla Cina, e spiccano tra questi lo shakuhachi, che è uno strumento da meditazione, un flauto da meditazione giapponese, che ha la peculiarità di essere tagliato con una scala pentatonica invece che l'eptatonica come siamo abituati ad ascoltare. E poi sotto uno stranissimo flauto nasale, viene suonato col naso perché è un flauto rituale. E la curiosità è che l'aria che esce dal naso è più pura di quella che esce dalla bocca, che può essere contaminata dalle parole, e quindi questo flauto, essendo rituale, veniva suonato con un'aria purissima. Questo è un koto cerimoniale giapponese, corredato dal kimono della suonatrice di questo koto, che era la cugina della sposa.
questo è invece lo spazio dedicato alla musica del subcontinente indiano, che è una musica ricchissima, che però ci mostra degli strumenti anche abbastanza strani, con poche corde o con pochissime capacità melodiche, perché il tipo di musica non è soltanto in India, non serviva solo alla melodia, ma anche come tappeto sonoro per accompagnare, che so, le storie dell'anziano del villaggio, quindi non necessariamente necessitava di virtuosismo. Qui ci sono degli strumenti archeologici, quelli davanti sono degli strumenti autentici, mentre quelli dietro sono delle ricostruzioni di lauloi presi da figure vascolari presenti nel museo di Taranto, nel Martà di Taranto, e una di queste è stata presa anche dal Museo Castromediano di Lecce. Questa è la stanza della musica popolare. Anche i contenitori sono contestualizzati, è un negozio di salumeria di Guagnano, credo, all'interno del quale ci sono degli strumenti estremamente importanti, come questo melofon francese del terzo decennio dell'Ottocento, o questo strumento che è un cimbalom ungherese di Shunda, dei mandolini estremamente importanti, il mandolone di Giuseppe De Maria del Cinquecento, il mandolino milanese di Fischer 1713, filano della fine del Settecento, oppure il mandolino Lira o altri mandolini di Vinaccia, fabbricatore, e altri autori importanti napoletani. Questa è una ghironda francese della metà dell'Ottocento, una ghironda di corte, Paillot era il liutaio di corte francese, e particolarmente importante è questo salterio, è un salterio meridionale della metà del Settecento, e ha una peculiarità, quello di essere suonato a pizzico invece che a percussione. Soltanto nell'Italia meridionale e in alcune zone della Spagna questo strumento veniva suonato a pizzico. Recentemente una studiosa austriaca, Franziska Fischländer, ha ricostruito questo strumento e i ditali, e ha fatto ascoltare dopo 250 anni dei brani pugliesi suonate in maniera coerente, quindi a pizzico. Questa è la stanza della musica meccanica, cioè tutto quello che è produzione meccanica della musica o riproduzione meccanica della musica. Questo è un uccellino che canta, è un flauto meccanico. E lo strumento che serviva per incidere i rulli di cera che poi venivano ascoltati dal fonografo, che è questo dittafono, utilizzato appunto per incidere i rulli di cera. Dopo aver visto tutte queste meraviglie, vi diciamo che chiunque volesse vederle de visu può telefonare o venire a visitare questa meraviglia. Ringraziamo la signora e il dottore per questa meravigliosa ospitalità.